Io però ti avevo avvertito sull'importanza della crema solare. Mi hai detto tu di svegliarti dopo un'ora per cambiare lato. 10 minuti! 10 minuti, ok, ho capito male. Stavo postando su Instagram. Comunque non ti ho costretto io a farti una lampada. Mia madre diceva che ero pallido. Ecco, hai afferrato il punto, Harvey. Sai qual è il problema? Vedi, per loro non va bene mai niente. È nel loro DNA rompere i coglioni. E so che vorresti mandarla a fanculo. Però poi, niente pappa pronta, niente vestiti puliti, niente più internet. Sono loro che ti costringono a mentire. Per non ritrovarti con le palle accartocciate ogni singolo giorno. Prendiamo un classico esempio. Quando tua madre ti chiede per l'ennesima volta di sistemare la camera, sappiamo tutti e due qual è la tua risposta. Che lo faccio dopo. Esatto. Vedi, amico mio, vieni qui. Io sono dalla tua parte, ma sappiamo benissimo che lo faccio dopo significa... col cazzo, cara mammina. Quello che tu non sai, però, è che le madri sanno tutto, ogni cosa, ogni bugia. Mentire loro è utile quanto regalare... un guinzaglio ad un cinese. Oh, è inutile che ti arrabbi! Siamo qui per capire come non far arrabbiare loro. Le mamme accettano quelle menzogne perché fanno parte del loro sistema di controllo. Hai notato che nessuna madre entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani? Anche se ti fanno sempre credere il contrario. Se torni a casa mezz'ora in ritardo e per caso ti dimentichi di chiamarle, o se ti rifiuti di spiegare loro come si naviga su internet, non vanno nel panico. Sono ben altre le cose che le fanno incazzare. Se ad esempio vedono un solo piccolo schizzo di piscio sulla tavoletta del cesso, allora cominciano a perdere la testa! Se tua madre ti vedesse per caso con una pistola in mano, comincerebbe a domandarsi dove ha sbagliato e allora andrebbe inesorabilmente nel caos. E sai cosa c'è di bello nel caos? Niente, perché dove c'è caos ci sarà sempre una madre a romperti le palle per sistemarlo. Quindi ti rimane solo una cosa da fare. Così farò il bravo. Così pure. Ecco, vedo che ci siamo capiti.